Buongiorno, adesso mi trovo qui sul Monte Generoso, sulla linea Cadorna, dove ci sono delle trincee, e allora colgo l'occasione per farvi vedere come erano queste trincee fatte dalla linea Cadorna. Vedete? È un po' impervio perché c'è stato qualche giorno fa anche delle piogge, abbiamo trovato degli alberi, ecco, guardate da qui da dove passavano anche, e loro vivevano qui. Questa qui probabilmente era una postazione di difesa che riuscivano a controllare laggiù se dovesse, se veniva il cosiddetto nemico, che poi qui vabbè al confine con la Svizzera, forse pensavano che gli austriaci venissero, invadessero la Svizzera e venivano in Italia tramite la Svizzera, e quindi hanno pensato di fare queste fortificazioni. Mi limito a farvi vedere solamente questa postazione per il semplice fatto perché c'è un mio amico che pensa che possa venire un po' di vento, siccome che lungo il tragitto abbiamo trovato degli alberi lungo il percorso e abbiamo dovuto fare un po' gli Indiana Jones della situazione, e allora ha paura che nel pomeriggio venga il vento, e allora adesso dovevamo vederlo tutto il percorso, però insomma lui preme per tornare indietro, e quindi vabbè, vi faccio vedere solamente questo pezzettino con Pedra che fa da vedetta. Vai Pedra. E quindi e niente, loro in sostanza si appostavano qui e controllavano i passaggi eventuali del nemico. Mi viene da ridere, comunque è così. Guardate, è di qui, poi seguiva anche di qua. E loro in sostanza da qui controllavano il bosco giù di là, insomma, no? E proprio in mezzo, sopra la montagna, vedete com'è qui, fortificato. Adesso torno indietro, perché è un percorso lungo 30 minuti e mi sono limitato solamente a questo perché ecco, di qui ci si passava sotto, vedete? Così qui c'è probabilmente una volta era coperto, guardate le radici degli alberi come si è eroso qui. Se viene un po' di vento, insomma, si rischia. E allora, ecco questo è il passaggio. Poi di lì ci sono gli scalini. Che va su. Ecco, il cane mi ha preceduto. E niente. E qui siamo nella foresta del Monte Generoso. Adesso qui c'è un po' di sole, è molto ombroso, poi adesso si sta alzando il vento e quindi siccome che dobbiamo passare da quel posto lì, vedete, è tutto pieno di fronzoli, di pezzi d'albero. Qui vedete c'è anche il cartello che ti indica il percorso da fare, e ci ha fatto vedere, è disegnata la postazione che abbiamo visto adesso, si chiama Trincea 3, boh. E niente, da dove andate? Andate di sopra? Ah, ma noi siamo venuti, ah sì, è vero, ah, ok, questi sono i miei amici, sentite che si sta alzando il vento, quindi c'è la preoccupazione che si possa, che ti possa cadere anche un albero, insomma. Va bene. Sì, sì, va bene, dai. Più o meno il percorso che dovevamo fare e farvi vedere sarebbe stato più o meno come il pezzettino che vi ho fatto vedere
poc'anzi. Comunque qui è una bella foresta, è tutta ombrosa, insomma non si è sudato per niente, quindi va bene, penso di avervi fatto vedere abbastanza. Chiudo qui il filmino. Buona giornata a tutti. Ok, un momento, ok.